Ciao e bentornato sul mio canale. Il mio nome è Armando Sacco e sono un agente immobiliare indipendente che ha deciso di entrare nella comunità di eXp, la prima comunità immobiliare globale interamente sul cloud. Mi occupo di immobili a Roma dal 1991 e dopo aver trascorso 7 anni a vendere immobili anche in Canada, sono tornato in Italia e faccio parte di eXp Italy da giugno del 2021. Ora ti porto nel nostro mondo, sul cloud, e ti faccio vedere come sia incredibilmente facile risparmiare tempo, ma prima di passare ad altro voglio sbalordirti facendoti vedere la forza della formazione che avviene qui. La formazione è tenuta interamente da agenti eXp. I migliori agenti di tutta eXp, oltre alla formazione in italiano, che viene erogata sia in presenza che on demand. Nella eXp University si tratta ogni e qualsiasi argomento che abbia a che fare con il mondo immobiliare, da come fare foto e video, a come sfruttare i social media, dalla mediazione di immobili commerciali, ad argomenti sulla collaborazione, dalla lead generation all'orientamento nel mondo di eXp, dal personal branding, usando i video, a tutto quello che potrebbe servire sapere per fare attrazione di agenti. Cosa fare e come farlo e cosa non fare. Tutto quello che c'è da sapere per gestire un'impresa immobiliare internazionale di successo. Il problema con la formazione che oggi c'è in giro, tranne poche eccezioni, risponde alla regola del chi sa fa e chi non sa insegna. Mi spiego meglio. La stragrande maggioranza dei corsi di formazione che si trovano in giro, ripeto, eccetto pochi casi, sono tenuti da persone, da formatori, guru di turno, che non hanno venduto nemmeno una casa in tutta la loro carriera. In eXp tutta la formazione viene tenuta da agenti che sono attivi e performanti, i migliori agenti da cui imparare. Pochi e selezionatissimi coach vengono di tanto in tanto inseriti nei programmi di formazione, ma parliamo di persone del calibro di Grant Cardone o simili. Ma ora facciamoci un giro nel famoso metaverso di eXp, o come è conosciuto da noi agenti, nell'eXp World. All'inizio, a questa parte di eXp, non avevo dato molta importanza. Come mai a 54 anni devo ancora giocare con gli avatar e con queste ambientazioni tridimensionali che poco c'entrano con il lavoro da agente immobiliare? Solo poco dopo ho capito la vera potenzialità che il metaverso offre a chi lavora in eXp. Durante la pandemia abbiamo dovuto velocemente imparare ad usare quegli strumenti che ci hanno permesso di continuare a lavorare a distanza. eXp ha sviluppato il metaverso, un'ambientazione virtuale tridimensionale, i gamer lo paragonano a Second Life, dove avviene tutta l'interazione tra agenti e tra agenti e lo staff. Come vedete, si tratta di un'ambientazione che riproduce gli uffici, le sale conferenze, gli auditorium ai quali siamo abituati nella vita reale. Ma il bello è che da qui io ho accesso agli uffici di tutti e 22 i paesi che fanno parte della comunità di eXp. Qui posso andare all'università di eXp, posso scegliere quali corsi seguire, posso andare in Messico e ricevere assistenza. Ti voglio raccontare come sono riuscito a prendermi incarico di 6 appartamenti da vendere a Tulum, sulla costa dei Maya. Tra i miei contatti c'è un costruttore che sta edificando 12 appartamenti a Tulum. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, sono andato negli uffici virtuali di eXp Mexico e ho preso un bigliettino dal totem eliminacode e ho chiesto assistenza. Mi si è seduta davanti l'avatar di un'assistente amministrativa messicana, di cui adesso non ricordo il nome, che mi ha indicato che un agente di Tulum proprio in quella settimana stava chiudendo ben 3 vendite. Ho contattato questo agente e insieme a lui abbiamo rivisto un po' tutta la documentazione del progetto del mio cliente. Questo collega si è occupato di verificare i prezzi. Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione e condivisione delle provvigioni. La ricerca del collega quanto è durata? Ma penso che avrò impiegato al massimo 3 minuti netti. E lo stesso succede se hai bisogno di assistenza in uno degli altri 22 paesi in cui eXp è presente. Sono in apertura, proprio ora che sto registrando questo video, Polonia, Cile ed Emirati Arabi. Incredibile, vero? Fosse capitato solo 6 mesi prima, avrei detto al mio cliente: mi dispiace, non posso aiutarti. Ho sentito ieri l'agente del Messico e mi dice che in settimana dovremmo ricevere 3 proposte.
In passato sarebbe stato fatturato perso. Oggi, grazie alla comunità di XP, posso ricevere parte della provvigione del collega messicano e generare fatturato in Italia. Ah, e non so se ve ne siete accorti, non ho nemmeno dovuto prendere l'aereo. Questo episodio mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che il famoso 25% che XP trattiene in pratica si paga da solo, più e più volte, a patto che ti applichi e sfrutti tutta la potenzialità che XP ti offre. Con EXP, quindi, ho risparmiato un viaggio in Messico, ho risparmiato tempo per trovare un agente del posto e ho risparmiato tempo per firmare un accordo con lui. Eravamo distanti migliaia di chilometri. In pratica sono entrato nel metaverso, ho mandato il mio avatar negli uffici messicani e ho fatto quello che in altri tempi o con altre società avrebbe comportato dispendio di tempo, denaro ed energie personali. Lo stesso discorso si applica anche agli incontri con lo staff di XP Italy. Se avessi una problematica da risolvere per una transazione, grazie ad una chat interna, che vedremo forse in un altro video, posso fissare un incontro con uno dei nostri transaction specialist. Mi basta recarmi con il mio avatar nel suo ufficio, mettere sullo schermo virtuale del suo ufficio il contratto di cui chiedo delucidazioni e tenere così una riunione virtuale, ma con la percezione di essere entrambi nello stesso ufficio, io a Roma e lei a Salerno. Incredibile, vero? È difficile da spiegare questa sensazione che si ha di essere stati effettivamente uno davanti all'altro a parlare di argomenti immobiliari. La memoria però ricorda che sei stato in un ufficio con la transaction specialist. Ed è difficile da spiegare se non l'hai mai sperimentato. E la stessa procedura si applica se devo interfacciarmi con l'onboarding specialist o con il nostro broker of record di XP Italy. Ma dirò di più, stesso discorso se volessi incontrare il presidente di XP Realty, Glenn Stanford. In tempo reale il tutto viene risolto senza che tu debba spostarti da dove ti trovi in quel momento. Puoi essere nel tuo ufficio o a casa tua o, per quanto ne possiamo sapere, in spiaggia. La sensazione comunque che sei stato nella stessa stanza virtuale con il tuo interlocutore. In altri tempi avresti dovuto vestirti per l'occasione, prendere la macchina, guidare fino all'ufficio del tuo interlocutore, trovare parcheggio, evitare una multa, fare il meeting e guidare sulla strada del ritorno consumando benzina e tempo, tanto tempo che invece grazie a DXP puoi impiegare in altre attività più produttive. Questo è stato un altro dei motivi per il quale ho deciso di entrare in EXP. Negli altri video della serie perché sono entrato in EXP troverai gli altri motivi e perciò ti chiedo di seguire il mio canale YouTube e di guardarteli. E se hai delle domande, contattami, sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda tu abbia per me. Ciao e al prossimo video!